10 giorni dopo la vittoria sul Trestina, l'Aquila Montevarchi torna di nuovo alla Brilliperi con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto sui bianconeri. Con la salvezza ormai in pugno, i ragazzi di Rigucci si trovano di fronte la Correggese terzultima, impantanata fino alla gola nella lotta salvezza e a secco di vittorie dal 28 gennaio. Mister Atos Rigucci, squalificato, segue i suoi dalla tribuna. L'allenatore rossoblu è costretto ad un cambio improvviso nella prepartita. Giulio Gorini si infortuna nel riscaldamento, al suo posto Schiaroli. Aquila in campo con il 4-3-3, Pellegrini tra i pali, Lischi, Schiaroli, Videtta e Migliorini 4 di difesa, Donatini, Giacomo Gorini e Biagi in mediana, Diarra Suba e Napolano ai lati di Essussi. Marra ritrova Esposito dopo la squalifica e cambia 4 undicesimi della formazione che il giovedì di Pasqua perse contro la Mezzolara, rilanciando Miftah dal primo minuto. Confermato il modulo con Puca, Esposito, Vecchi e Tacconi davanti all'estremo difensore Sarri, a centrocampo di Giovanni, Landi e Davoli, in avanti Sarzi, Maddidini, alle spalle del tandem Miftah, Mammetti, bomber dei biancorossi con 8 centri in 16 incontri. Arbitro dell'incontro il signor Flavio Braghini di Bolzano. Parte forte la formazione di Rigucci, Napolano al sesto testa la reattività del portiere con un destro potente dai 25 metri, Sarri alza sopra la traversa. Al minuto 13 Napolano inventa per Essussi, ottimo il movimento dell'ariete rossoblu, manca però la precisione. Passano 3 minuti e il match si sblocca, punizione dalla sinistra di Gorini sul secondo palo, Schiaroli spunta tra un mucchio di maglie bianche e mette dentro l'1-0. Gara subito indirizzata a proprio favore, la rete legittima un primo quarto d'ora di predominanza rossoblu. La Correggese si fa vedere al 21esimo con questa rovesciata di Miftah, fermato dalla guardalinea per fuorigioco. Tegola per gli ospiti al 27esimo, Sarzi Maddidini esce per infortunio, al suo posto Marra inserisce Ryan Laplace. I biancorossi faticano a produrre qualcosa di significativo e il Montevarchi raddoppia. Essussi premia l'inserimento di Migliorini, freddo in area a bucare Sarri con un preciso colpo di biliardo. Tutta la panchina in piedi ad abbracciare il numero 3 rossoblu, per lui primo sigillo in campionato. Il primo tempo finisce con i ragazzi di Rigucci in attacco, minuto 38, sfonda Diarra Suba, sinistro potente ma allato. 2 minuti di recupero e formazioni negli spogliatoi, dominio rossoblu, Correggese non pervenuta. Nella ripresa Rigucci e Marra confermano gli stessi effettivi del primo tempo. Gli ospiti provano a cambiare passo, pronti via, Miftah colpisce il palo, decisivo l'intervento di Pellegrini che mantiene la sua porta inviolata. Poco dopo si rifà sotto il Montevarchi, palla con il contagiri di Napolano per Essussi, colpo di testa debole centrale e Sarri para. Al 28esimo della ripresa Miftah non approfitta di un'indecisione di Pellegrini e mette fuori. Sempre Miftah, 5 minuti più tardi, non impensierisce su punizione l'estremo difensore rossoblu. Molto più pericoloso Tagliavacche, quasi dalla stessa zolla, palla di poco sopra la traversa. Sul finale ancora Tagliavacche impegna dal limite un attentissimo Pellegrini, Mammetti mette fuori ma è in fuorigioco. Calano un po' i padroni di casa, ma la Correggese non riesce comunque a pungere. 3 minuti di recupero e la partita termina. Permanenza in categoria matematica per l'Aquila Montevarchi, grazie al pareggio del Trestina con il Rimini. Correggese nel baratro e alla seconda sconfitta di fila. Ci vuole ben altro atteggiamento per conquistare i punti necessari alla salvezza. Marra e i suoi sperano di trovarlo già domenica prossima contro il Trestina. Mister, una vittoria importante, 49 punti, la matematica salvezza e la permanenza in categoria, ma soprattutto una prestazione positiva in tutti e due i tempi, ma in particolar modo nel primo dove si è chiuso con un 2-0 importante. Sì, è vero, riprendendo anche il discorso che si fece l'ultima intervista, che mi dicesti dei secondi tempi. Oggi ci siamo rifatti, vi abbiamo dato ascolto, abbiamo preso le vostre lamentele e l'abbiamo chiusa nel primo tempo. Non lamentele, considerazioni. Sì, scusami, avevi ragione, scusa. Considerazioni e l'abbiamo chiusa nel primo. Sì, è vero, effettivamente siamo partiti bene, molto bene, l'abbiamo subito portato in vantaggio, l'abbiamo raddoppiato, che cosa che
facciamo fatica alcune volte a farlo, cioè facciamo gol e poi magari ci chiudiamo subito e facciamo fatica anche proprio a, insomma, arrivare in fondo con il puntino, con il gol. E il raddoppio è stata, insomma, una mano santa. Anche perché sulla carta sembrava una partita facile, ma attenzione, poi in campo non lo è stata, perché la Correggese è piena di uomini importanti, di formazione interessante, e poi doveva fare a tutti i costi i punti, insomma, per poter provare a togliersi da quella zona di classifica. Forse se abbiamo fatto questo risultato è proprio perché dalle scopole che abbiamo preso, anche vedi tutto Cuoio ad esempio, quando andiamo a giocare con le squadre che devono lottare comunque sia per un obiettivo più importante, che magari è proprio quello di rimanere in categoria, tirano fuori o cercano di tirare fuori tutto quello che hanno, e se non le affrontiamo con il piglio come quello di oggi rischiamo di fare delle brutte figure, specialmente in casa. 4 gare al termine, non è finito qui il campionato, ma ci sarà anche lo spazio per dare ulteriore spazio, non che lo abbiate dato, a chi è più giovane, diciamo così. Sì, la cosa positiva è che con queste 4 partite al termine abbiamo la possibilità di giocare sereni, tranquilli, cosa che già oggi abbiamo fatto e si sono visti i risultati, e di sperare appunto che di poter fare entrare qualche ragazzo che se lo merita anche, perché poi in fondo chi si allena tutto l'anno e poi non vede mai il tappeto verde fa fatica a arrivare in fondo e fa fatica a trovare le motivazioni per rimanerci, e invece così penso che sia anche per loro una giusta ricompensa. Mister, 4 gare alla fine del campionato, bisogna ritrovare la mentalità giusta per poi giocarsi il campionato, probabilmente a play-out. In questo momento la cosa che più mi preme è ritrovare la vittoria, perché io penso che la vittoria a noi ci serva come sblocco mentale, perché come dicevo prima questa squadra ha subito delle rimonte dove oltre a subire mancanza di punti ha dato una scossa mentale dove non ci siamo più ripresi. In questo momento la prima difficoltà, andiamo sotto e facciamo fatica a reagire, anche se il secondo tempo la squadra ha lottato, magari non eravamo ordinati, però io, per quanto riguarda l'impegno, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non basta, perché purtroppo la classifica e i risultati dicono questo, dobbiamo cercare di trovare altro per cercare di salvarci. Si può dire che per ogni obiettivo ci vuole una squadra giusta, cioè cosa voglio dire? Per una salvezza ci vorrebbe una squadra abituata a lottare per questo, e forse i suoi ragazzi erano partiti per un altro obiettivo. Assolutamente, anche se ripeto, questo giorno di ritorno abbiamo cambiato tanto e non stanno mancando alle attese, manca qualcosa di girone d'andata. Anche un po' di fortuna. Fortuna, noi abbiamo la fortuna di fare un bel mestiere, un bel lavoro, quindi la sfortuna sta dall'altra parte. Diciamo che sono degli episodi che in questo momento ci condannano, la fortuna bisogna noi andarla a cercare in questo senso nel calcio, però ci prendiamo quello che ci stiamo meritando e dobbiamo alzare la testa in tutti i modi. Una salvezza ormai raggiunta, 49 punti con questa vittoria, un'Aquila Montevarchi quindi che matematicamente può festeggiare la permanenza in categoria, ed era l'obiettivo iniziale? Inizialmente l'obiettivo di stagione, chiaramente mantenere la categoria e potersi togliere qualche soddisfazione e chiudere nella parte sinistra del teleschermo, questo se fosse stato possibile. Speriamo che questo possa avvenire, ancora ci sono 4 partite e nella maniera più assoluta vogliamo sentire la parola finire. Noi intendiamo onorare il campionato nella maniera migliore possibile e pretendiamo il massimo impegno ai nostri atleti, nella maniera più assoluta. Un altro obiettivo raggiunto, quello di far esordire molti ragazzi giovani. Potevamo ancora fare meglio. Fare meglio, e senz'altro mi auguro che in queste partite ci sia la possibilità per tutti per mettersi in mostra. Abbiamo un vivaio importante, quindi abbiamo il dovere di valorizzarlo e di far vedere i nostri prodotti. Mi auguro che questo possa avvenire al più presto. Giornata che si conclude con un altro bel evento, andare a festeggiare il passaggio in Serie C della squadra femminile a Mercatale. Senz'altro, mi auguro che anche gli sportivi possano accorrere a festeggiare le ragazze di Brocci e Sani, che festeggiano un traguardo meritatissimo. Per me a posto. Autore del primo gol in stagione, dopo 2 anni all'Aquila dove sei cresciuto in modo importante, qual è stata l'emozione andare a festeggiare proprio sotto la tribuna o comunque dai sostenitori rossoblù? No, tantissimo, perché
Era da tanto che provavo a fare questo gol e finalmente ci sono riuscito. Mi era già capitata qualche occasione, ma non era andata bene, invece questa volta sono riuscito a fare gol. Che andare a risultare sotto la tribuna con i nostri tifosi è stato bello, molto. Ho visto che hai preso anche tanti colpi alla testa dai tuoi compagni che ti vogliono un sacco di bene. Sì, mi hanno aiutato a festeggiare anche loro, anche a fine partita, mi sono saltati addosso, sono molto contento. Ecco, un gol da difensore, da esterno basso, insomma, che vale tanto, soprattutto moralmente. Sì, molto, molto, perché in genere altre partite avevo sempre fatto meglio la fase difensiva magari che la fase offensiva, e invece oggi ho fatto vedere anche che posso spingere in avanti e dare il mio contributo. Tutti ti hanno elogiato perché ti hanno definito un soldatino al quale gli viene chiesto di fare qualcosa e lo fai tranquillamente. Sì, anche l'anno scorso era il mio soprannome, sì.